stavo correndo lungo la ciclo pedonale a Trevigiano, mi sono sentito un colpo alla schiena e non ho analizzato subito cosa fosse, mi sono accasciato perché mi sono sentito sbattere, ho sentito un forte dolore e veramente non capivo cosa fosse. Mi son girato, mi sono visto il muso del cane dietro la schiena e mi sono girato e ho visto i proprietari e ho chiesto cosa stesse accadendo e questi hanno richiamato il cane e mi hanno detto: "Ma stai sanguinando, ma sono cose che capitano." Uno squarcio nella maglietta largo oltre 5 centimetri è quello provocato da un cane di grossa taglia che ha azzannato al torace il runner triestino di 52 anni che ci ha fornito questa testimonianza telefonica. Ma c'è di peggio perché la coppia di proprietari che passeggiava con due quattro zampe al guinzaglio, il più grosso nero e a pelo lungo responsabile dell'aggressione, se n'è andata lasciando il malcapitato a terra sanguinante. Il fatto è successo ieri, poco dopo le 17, sulla pista ciclopedonale che da Trevigiano conduce all'abitato di Orlek in Slovenia. E io sentivo che stavo sanguinando, a quel punto ho chiesto di stare fermi con me per poter chiamare i soccorsi, che chiamassero loro i soccorsi, e se non sono andati dicendo che sono una persona che nel caso cerco grane, se cerco grane le ha trovate. Dunque, alla richiesta di chiamare il 112, la coppia di proprietari degli animali ha risposto così, poi se n'è andata velocemente. L'uomo ha fatto anche in tempo a scattare ai due una foto di spalle, poi consegnata ai carabinieri dove ha sporto denuncia. Ora i due padroni dei cani rischiano una denuncia per lesioni personali e omissione di soccorso. Il 52enne è stato medicato al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni conseguente alle ferite. Sono rimasto lì a terra e una persona sanguinante a terra non si può lasciare.